Premi UBU speciali 2019. Allora, i premi UBU speciali possono riguardare progetti particolari o figure che si sono distinte in campi non contemplati nelle categorie menzionate dal premio. Quindi è un premio speciale per l'appunto che cerca di raccontare quella pluralità, quel politeismo a cui faceva accenno prima Lorenzo Donati. Abbiamo tre premi speciali, questa è una categoria appunto particolare che non rispetta i canoni della finale, non rispetta per l'appunto i criteri, che viene votata in maniera triplice, ogni referendario per l'appunto può esprimere più di una preferenza. Abbiamo quindi tre premi speciali per il 2019 e cominciamo dicendo che c'è un ex aequo con 27 voti ex aequo. Il primo vincitore, che chiamiamo qui rigorosamente in ordine alfabetico, Pupi e Fresette, e Pupi ritira e il premio Angelo Savelli. Pupi e Fresette, Teatro di Rifredi, Angelo Savelli. Dov'è? Eccolo lì, si avvicina con tutta la compagnia, come giusto che sia. Intanto complimenti, venite qui. Allora, io leggo la motivazione. Il premio speciale, primo che assegniamo 2019 a Pupi e Fresette, Teatro di Rifredi, va per l'intenso lavoro di traduzione, allestimento e promozione della nuova drammaturgia internazionale, di autori ancora poco conosciuti nel nostro paese, come ad esempio Sergio Blanco e Josep Maria Miró, che peraltro sono disponibili anche per la lettura, sono stati stampati da Chiù Press. Quindi un lavoro di scavo nella drammaturgia, che è uno dei temi importanti. Allora, un altro applauso per loro. Roberta consegna la coppa. Allora, pronto. Un premio che va a un lavoro intenso anche di scavo, perché portare la drammaturgia internazionale significa conoscere, guardarsi attorno, cercare per l'appunto un ponte tra universi artistici. Sì, noi ci siamo indirizzati verso la conoscenza approfondita di quattro autori: il catalano Josep Maria Miró, il uruguaiano francese Sergio Blanco, ma anche il francese Rémy Devos e i belgi Fabrice Murjat, Nicolas Buis e Fabio Zenoni. Cioè, quindi sono tre anni che facciamo questo lavoro, che non solo ci ha permesso di conoscere questi autori, ma anche di tradurli grazie alla Cue Press. Sta per uscire il volume ora di Devos, e quindi questo ha permesso anche a altri di avvicinare queste opere e metterle in scena adesso e prossimamente, e poi di metterne in scena noi stessi con alcuni spettacoli che ci hanno dato molta soddisfazione. Quindi questo è un premio che non va né a un testo, né a uno spettacolo, né a un attore, è un testo che va a tutta la struttura, per cui io ringrazio tutta la mia struttura, che io ho fondato tanti anni fa, ma che oggi si nutre di nuove energie, di nuovi giovani attori, di collaboratori, e quindi vorrei salutare tutti. C'è un gruppo di ascolto che ci sta seguendo a Firenze, dove Giancarlo Mordini sta intrattenendo il nostro pubblico del Teatro di Rifredi, che è un pubblico molto caloroso, molto affezionato, e che sta seguendo questa nostra serata. Noi ci auguriamo che questi autori, attraverso questa opera di messa in scena e di traduzione, abbiano sempre maggiore visibilità in Italia, siano conosciuti, perché è una drammaturgia non anglosassone che gode di grande favore, è una drammaturgia neolatina, chiamiamola così, che forse a volte è un pochino più negletta, e invece c'è molto vicina per temi, per sensibilità e per anche per stile. E dicevamo, quindi il lavoro di scouting è davvero importante ed è un lavoro complessivo, questo è vero. Ricordava Angelo Savelli, i gruppi d'ascolto sono tanti.